L'anno scorso il sogno promozione si era frantumato all'epilogo finale nello spareggio di Scafa con la femminile Chieti, una sconfitta cocente che avrebbe condizionato chiunque dal punto di vista psicologico. Le ragazze dell'Atletico Ortona, smaltita la delusione, hanno invece preso la stagione che volge al termine con piglio assolutamente autoritario, concludendo in scioltezza una cavalcata trionfale che non potrà essere pregiudicata da nessuna concorrenza di sorta. Per le ragazze della presidentessa di Tondo si spalancano le porte della Serie A2, traguardo storico per le gialloverdi che ritroveranno proprio la femminile Chieti nella prossima stagione in un derby tutto abruzzese in Serie A2. La truppa di mister Di Giovanni si aggiudica la matematica promozione con un turno di anticipo festeggiando sul neutro di Miglianico insieme ai tanti sostenitori presenti sugli spalti, in una festa che inizia in largo anticipo con una esibizione dei settori giovanili di Sporting Casoli e Cantera Francavilla. Sugli scudi, nelle fila ortonesi, l'estremo difensore Luana Pavan, ex portiere della nazionale e calciatrice sempreverde, che non sente affatto il peso dell'età e che ha saputo fare da chioccia alle più giovani colleghe. Tra queste, nota di merito particolare a Lorenza Azzulli, capocannoniere del campionato con 39 centri stagionali. D'altronde la forza del reparto offensivo si è notata anche nello scontro odierno con le malcapitate ragazze della Torrese, sovrastate con un larghissimo punteggio finale, 13-0. Come è facilmente intuibile, la cronaca sarà fittissima di annotazioni quasi esclusivamente di matrice giallo-verde. Si inizia con la clamorosa opportunità fallita in avvio da Primi, che da distanza ravvicinata colpisce in malo modo, finalizzando a lato. Pochi istanti dopo è Stivaletta a cercare la via della rete, trovando l'opposizione di Delle Monache, che suo malgrado di lì a poco inizierà la sua personale domenica da incubo. All'ottavo infatti subisce la prima segnatura delle ortonesi ad opera di Danny Balle, che raccoglie un preciso taglio di Giuliani per battere a rete. Il raddoppio arriva al 14° grazie a Primi, che nell'occasione scavalca l'estrema della Torrese approfittando di una disattenzione difensiva di Cantelmi. Il tris si registra al 26° con il diagonale vincente di Danny Balle. Della Torrese non vi sono tracce, se non in una sporadica quanto infruttuosa iniziativa da parte di Iaulini. L'ultimo acuto della prima frazione è rappresentato dal quarto sigillo giallo-verde per merito di Toro Santucci, a bersaglio con un destro dal limite d'area. Alla ripresa delle ostilità la Torrese è ancor più remissiva e nulla può contro la forza d'urto delle rivali, che vanno alla quinta segnatura dopo 2 minuti. Stavolta la rete è di Primi, che festeggia la doppietta arpionando il suggerimento di Danny Balle dal limite d'area e indirizzando la sfera nell'angolo alla destra di Delle Monache. Al decimo il risultato assume proporzioni tennistiche grazie a Stivaletta, anche per lei arriva il bis personale, il cui diagonale chirurgico si spegne nell'angolo opposto. La settima rete arriva al 17° con la marcatura di Giuliani, che sfrutta l'ottimo lavoro di preparazione di Zulli. Pochi istanti dopo Danny Balle si invola verso la porta avversaria e fulmina Delle Monache per l'ottavo sigillo domenicale. Gli assalti gialloverdi alla porta avversaria proseguono senza soluzione di continuità, anche se nell'occasione Delle Monache può respirare sulla conclusione di Primi, che anzi permette al portiere ospite di giustificare la sua presenza tra i pali, negando almeno una conclusione pericolosa delle avversarie. La fame realizzativa delle ortonesi riprende poco dopo con la stessa intensità e al 23° prendiamo atto della nona realizzazione, che nel caso porta la firma di Zulli, che entra così nel tabellino delle marcatrici con una realizzazione di pregevole fattura. Al 25° il conto delle realizzazioni arriva a 10, a segnare è ancora Primi, che in tutta tranquillità riesce ad andare a bersaglio. Dopo un tentativo successivo della stessa Primi, andato a vuoto grazie anche alla tempestiva uscita di Delle Monache, l'Atletico griffa l'undicesimo sigillo al minuto 31, doppietta personale per Stivaletta, che nella circostanza infila Delle Monache direttamente dalla bandierina. Non è ancora finita, perché al 35° arriva il 12° sussurto con la quarta rete personale di Primi, lanciata a rete da Zulli, che infila Delle Monache sul primo palo. Prima della segnatura numero 13, la timida reazione torrese con Riccitelli e, come detto, la 13esima e ultima rete per la tripletta personale di Stivaletta, che infila nella porta rimasta sguarnita. Il presidente dell'Atletico Ortona 2004, contenta del risultato? Beh, contenta è dir poco, perché noi questo risultato lo speravamo, soprattutto per le ragazze che hanno dato tanto, e colgo l'occasione per ringraziarle tutte, anche perché durante la stagione sinceramente non sono riuscita a dire quello che volevo dire a queste ragazze. Hanno dato tanto, abbiamo avuto tanti problemi durante il corso della stagione, di questo campionato,
però grazie a loro, grazie ai dirigenti, grazie al mister, grazie a tutti quelli che ci hanno dato una mano, spero di poter andare l'anno prossimo un buon campionato. Ringrazio soprattutto gli sponsor, M. Gross, Acqua Sapone, la Security, Maico, spero di non dimenticarne altri perché ce ne sono diversi. E niente, spero di poter fare un buon campionato, andiamo in Serie A e ci proviamo a due. Siamo con Alessandro De Luca, il vicepresidente dell'Atletico Ortona, che oggi approda in A2. Sì, approdiamo in A2 dopo un lungo cammino e siamo riusciti ad arrivarci con mille sforzi e mille difficoltà, però comunque ce l'abbiamo fatta. Siamo partiti l'anno scorso avevamo vinto il campionato anche l'anno scorso, ma perdendo poi lo spareggio, e avevamo promesso alle ragazze che quest'anno, vincendo il campionato, andavamo di nuovo in A2. E ci siamo arrivati, un bell'obiettivo che adesso ci porta ad affrontare un'esperienza ancora più importante e di notevole interesse. E da ringraziare oggi sono tutte le ragazze che hanno messo l'impegno in questa squadra, ci hanno creduto, tutti i dirigenti, da partire dal presidente, dal mister Di Giovanni, il presidente di Tonto Elda, e Salvatore Cicala, tutti quanti, i nostri dirigenti, la dottoressa Corvacchiola Nicla, che ci ha dato una grande mano, la dottoressa Guerra, che anche se non c'è, ci ha aiutato molto nelle cure delle ragazze, e tutto lo staff e tutte le persone che, compreso i genitori delle ragazze, hanno contribuito ad arrivare a questa vittoria. Questo è il primo passo per noi per l'anno prossimo, per andare avanti. Ringraziando logicamente i nostri sponsor migliori, che sono Maico, M. Gross, Sicurezza Pro, ce n'è l'altro Di Carlo, anche lui, e che ci hanno permesso di avviare questo progetto e questa avventura. Speriamo nell'anno prossimo per continuare ancora insieme questa una nuova avventura. Con noi l'allenatore Mario Di Giovanni dell'Atletico Ortona, che oggi è in A2. Sì, oggi è stato il coronamento di questo percorso. Dovevamo vincere per avere la certezza matematica di poter disputare il campionato di Serie A2 l'anno prossimo, lo abbiamo fatto. E quindi onore a queste ragazze che, da quando io sono l'allenatore dell'Ortona, si sono super impegnate e hanno avuto anche modo di seguirmi e quindi di poter ottenere questi risultati. Volevo sottolineare l'impegno anche e soprattutto di Luana Pavan, che ha 50 anni e che potrebbe essere presa come esempio, quale esempio di sport e di longevità, insomma. Vederla giocare a questa età, sembrando una ragazzina veramente da piacere a chi eventualmente ha la fortuna di poterla vedere giocare. E così come per lei, che ha una età veneranda, ma che comunque le consente ancora di continuare a giocare, voglio citare alcune ragazze che si sono messe in evidenza con noi, che hanno 14 anni, 15 anni, 16 anni. Primi Benedetta, che oggi ha realizzato una cinquina, Alessia Stivaletta, che è anche nel giro della nazionale Under 17, Alessia Di Santo, e tante altre. Adesso ci sono anche ragazze che hanno un po' più di 14-15 anni, ma sono ancora giovani, quindi hanno anche modo di poter eventualmente ancora migliorare su tanti aspetti. Dopo questa vittoria, che penso abbia dato soddisfazione all'Ortona, che l'aveva in qualche modo mancata l'anno scorso, infatti il campionato è stato vinto dal Chieti e l'Ortona ha perso nello spareggio, quest'anno invece è andata bene, per cui si possono aprire degli orizzonti positivi. Attualmente, per quanto ne so io, ci sono degli sponsor importanti che ci daranno una mano per poter formare una squadra competitiva anche nel campionato di Serie A2. E a livello personale sono fiducioso, io sono convinto che su questo gruppo è possibile edificare un qualcosa di costruttivo, di positivo,
e di bello, insomma, a beneficio anche e soprattutto non soltanto dell'Ortona o di Ortona, ma anche dell'Abruzzo, perché è chiaro che il campionato di Serie A2 è un campionato a livello nazionale, quindi di conseguenza speriamo e mi auguro di poter portare alto il nome dell'Abruzzo. E volevo sottolineare un aspetto: sono oggi è il 7 di aprile, ieri era il 6 di aprile. A proposito di Abruzzo, insomma, abbiamo ancora questa profonda ferita che è il terremoto, insomma, e speriamo che questi saggi, questi politici, questi tecnici riescano in qualche maniera a sanare questa profonda ferita e a darci finalmente una sorta di cicatrice, seppur dolorosa. E volevo approfittare per ringraziare tutte le ragazze che, lo ripeto, mi hanno seguito con impegno, con passione, con sacrificio, e volevo anche ringraziare la dirigenza che è formata in prevalenza da genitori delle ragazze stesse, che anche loro mi sono stati vicini, mi hanno anche incoraggiato in qualche momento buio, e quindi questo è un giorno di festa, mi auguro che non sia il primo e non sia neanche l'ultimo, e ce ne saranno tantissimi altri. Grazie. Con noi c'è Pavan Luana, il portiere dell'Atletico Ortona, e oggi approda in A2. Qualcuno ha detto che, insomma, ti hanno messo in prima linea, prima ho sentito qualcuno sull'intervista, come il mister, cosa ne pensi, insomma? Mi hanno messo in prima linea per il discorso che ormai calpesto, c'è l'emozione della vittoria, i campi da calcio ormai da tanti anni. E, disgraziate, vedi, ho tutte le ragazze qua che tifano per me. E, grazie. E niente, poi il ruolo, un ruolo abbastanza impegnativo, cosa ti devo dire? Oggi no. Oggi mi hanno fatto riposare, giusto così, anche perché insomma abbiamo una bella squadra e quest'anno lo meritavamo, questa promozione, questa vittoria, anche perché abbiamo attraversato un brutto momento a livello dirigenziale, noi siamo riusciti a superarlo belle compatte. Il presidente l'aveva detto. Il presidente ve l'ha raccontato? Sì. Elena. Sì, il nostro presidente l'ha raccontato, mi fa piacere perché è stato un momento infatti difficile per tutti, però abbiamo dimostrato di essere un gruppo solido, valido, e ci tenevamo tanto e ce l'abbiamo. Che ricordo quello dell'anno scorso allo spareggio, e perché c'ero? Sì, diciamo senza nulla togliere al tecnico che c'è stato prima, ma c'è stata incompatibilità di carattere, così ci hanno detto, e purtroppo può succedere. È acqua passata, noi abbiamo reagito bene, il mister ci ha preso per mano e ci ha accompagnato in questo percorso un attimino un po' sbandato, ci ha rimesso in linea e abbiamo raggiunto il traguardo, quello che c'eravamo. C'è tempo per godersi, insomma, prima di arrivare? Sì, adesso vogliamo prendere anche la Coppa Abruzzo, da mercoledì si lavora ancora seriamente e poi faremo il grande festeggiamento a fine maggio anche con la Coppa Abruzzo. Con noi c'è Giuliani Sabrina dell'Atletico Ortona, sei in A2, cosa ne pensi? È tutto tuo il microfono. Vincere un campionato suscita sempre delle sensazioni positive perché c'è di fondo un impegno che va spalmato su un tempo consistente. Da settembre che ci alleniamo, da settembre che abbiamo questo obiettivo in mente, e riuscire a superare momenti di difficoltà e tagliare il traguardo tutto insieme lascia quel qualcosa di inspiegabile. Lo lasciamo in sospeso, insomma, perché definirlo è abbastanza difficoltoso. La A2 è una realtà che non ancora possiamo realizzare nel concreto, perché dovremo affrontare, non sappiamo quello che ci aspetta, l'entusiasmo c'è, la coesione anche, intanto ci godiamo questo momento. È arrivata una vittoria, tutto il cammino è stato positivo. Però diciamo che le battute di arresto credo che abbiano fatto la parte migliore, perché se riesci a rialzarti dopo che cadi vuol dire che qualcosa in fondo ce l'hai, e noi con questo qualcosa puntiamo anche a vincere l'altro obiettivo, che è la Coppa Abruzzo, e niente, poi l'anno prossimo speriamo di poter garantire un bello spettacolo. Dell'Atletico Ortona con noi ci sono Primi Benedetta alla nostra sinistra, attaccante,
E Pasqualone Simona, Tersino, che cosa avete vinto oggi? Vai, parti tu. Ma sicuramente è un traguardo dopo un percorso non semplice, quindi è stata ancora più importante questa vittoria. Al di là della vittoria calcistica, è stata una soddisfazione personale e collettiva per quanto riguarda tutte le mie compagne, quindi è stata una doppia vittoria. La stessa domanda la voglio rivolgere a te, se ci hai pensato. Sì. Nonostante abbia iniziato quest'anno a fare calcio, ho trovato un gruppo molto unito, coeso, mi sono divertita un sacco, ci siamo impegnate fino in fondo e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio. Oggi ci hai messo 4 gol? Sì. Sì, ho fatto 4 gol. Modeste. No, vabbè. Speravo certo di giocare bene, questi 4 gol mi hanno reso ancora più felice. Ringrazio i miei compagni per avermi aiutato.